Angelo Vaccarezza, consigliere regionale di Forza Italia, che comunque ha lasciato sempre un pezzo del suo cuore a Loano. Un bilancio di questo Natale così luminoso proprio in termini tecnici? Ma più che un pezzo del mio cuore, ci ho lasciato proprio tutto il cuore della mia città. Devo dire che Loano quest'anno è meravigliosa. Sia le scelte che condivido assolutamente, il sindaco Pignoca l'ha spiegato bene prima in Piazza Italia, in un anno così difficile per tutti, poi quest'anno insomma il punteruolo rosso ci ha fatto vedere come un patrimonio immenso del nostro verde sia oggi a rischio, quindi la scelta di non avere un albero che è stato tagliato da qualche parte nel nostro territorio, ma la scelta è di avere quell'albero con 28.000 LED che devo dire leva il fiato, è una scelta vincente. Ma poi Loano è bella tutta. L'anno scorso era stata presentata sopra una delle rotonde della Via Aurelia un'immensa pallina natalizia. Quest'anno è all'interno di una piazza. Dopo 2 minuti che era accesa, la gente già faceva la coda per potersi far fotografare. Ma il villaggio di Babbo Natale, le mille cose che Loano propone, e alle mie spalle la chicca di quest'anno, la grande novità, che è la pista di pattinaggio. Devo dire che a Loano c'è veramente tutto durante questo Natale. Sono felice perché questa città ha sempre la capacità di rinnovarsi e quando sembra di aver fatto il massimo l'anno dopo di aggiungere ancora qualcosa, ma questa è una cosa che sta succedendo in tutta la Liguria. Stanotte la Liguria si sta accendendo da Piazza De Ferrari a tutti i luoghi importanti e turistici della nostra terra. Io spero che sia un grande Natale, un bel Natale, un Natale in famiglia e onestamente anche un Natale di soddisfazione per i nostri imprenditori, perché tanta gente sceglierà di passarlo in Liguria.